Lo scrittore politico francese dei primi dell'Ottocento, Tocqueville, scrisse che la democrazia è il potere del popolo informato. Le conseguenze sono che la democrazia è strettamente legata all'informazione e quindi un'altra conseguenza è che mala informazione è uguale a mala democrazia. Ad esempio, se io informo la gente che gli immigrati portano via il posto agli italiani, questa è una cattiva informazione che provoca delle distorsioni nella democrazia. Diceva anche Joseph Pulitzer, quello del premio Pulitzer, la nostra Repubblica e la sua stampa progrediranno o cadranno assieme. La nostra storia d'Italia, e non solo la nostra, ci racconta che il potere non ha mai amato eccessivamente la libertà di informazione e di stampa. Basta pensare agli arresti dei giornalisti ai tempi del Moti del 1898 dopo i massacri di Bava Becalis a Milano, alla censura di militare entrata in vigore il 23 maggio 1915 allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, che conteneva il divieto di dare notizie sulla guerra all'infuori di quelle dei comunicati ufficiali. E poi naturalmente il fascismo, prima della cosiddetta marcia su Roma, anni di assalti ai giornali. Io mi sono occupato, per conto della Fondazione Memoria della Deportazione e del Politecnico di Milano, di una ricerca sui luoghi della memoria di Milano, tra i quali vi è l'allora sede dell'Avanti in via Settala. E vi leggo qualche frase tratta dalle cronache del Corriere della Sera di allora. Per inciso, il Corriere della Sera era tutto contento che questi qua venissero ad assaltare la sede dell'Avanti. Il 4 agosto 1922, due giorni dopo l'assalto a Palazzo Marino, perché avevano assaltato anche il comune, una colonna di fascisti, oltre 200 precisi al giornale, lo prende d'assalto. All'inizio avevano pensato addirittura a un bombardamento aereo. Pensate un po', nel 1922. Poi ripiegano su un attacco con quella che viene chiamata una manovra avvolgente. Pietro Nenni, che era sempre in cerca di guai, era chiuso dentro l'ufficio. Era chiuso da tre giorni. L'edificio era protetto soltanto da una trincea scavata nel cortile e chiusa con filo spinato. Con lui non più di una quindicina di persone tra redattore e operai. Ma la sede era indifendibile, visto che la polizia perquisiva e disarmava gli operai che si recavano al lavoro. Le colonne fasciste avanzano, dice il Corriere, protette da nutrita fucileria. Le guardie regie che dovevano garantire la sicurezza del giornale si ritirano tra gli applausi delle camicie nere. Cioè, vi rendete conto? Queste camicie nere lasciano comunque sul terreno tre morti. Evidentemente le perquisizioni degli operai non erano riuscite completamente. Mentre l'operaio socialista Franchini rimane ucciso. Però alla fine i fascisti riescono ad incendiare gli uffici e a mettere fuori uso i macchinari e l'Avanti potrà uscire di nuovo soltanto il 18 agosto. Nuovo assalto fascista il 29 ottobre 1922. Sempre con la prudente proporzione di 200 contro 20, i fascisti arrivano in via Settala, ma questa volta si trovano di fronte delle guardie regie che hanno l'ordine di sparare. Perché era entrato per un attimo, per un giorno, era entrato in vigore lo stato d'assedio chiesto da FACTA. E quindi guardie regie sparano. C'è un'immediata fuga dei fascisti, coraggiosamente, che lasciano un morto e vari feriti e poi vanno a lamentarsi dal prefetto. Nel frattempo il re aveva respinto la richiesta di stato d'assedio, era arrivato il controordine, e i fascisti possono contornare e completare la distruzione visto che le guardie regie ricevono l'ordine di ritirarsi. Questa era la situazione all'inizio del fascismo. Naturalmente, col fascismo al potere, la libertà di informazione è presa di mira in modo particolare. Mussolini, come tutti sapete, era un giornalista e conosceva perfettamente l'importanza dell'informazione. Per asservirla al governo sono emanati tre successivi provvedimenti.
il regio decreto del 1923 che permette ai prefetti di revocare i gerenti, quello del dicembre 1925 che istituisce l'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio, che poi diventa sottosegretariato e infine Ministero per la Stampa e la Propaganda. E infine la legge sulla stampa del 31 gennaio dicembre, sempre del 1925, che autorizza la sopravvivenza dei giornali soltanto se sono diretti da un responsabile riconosciuto dal governo. Se il governo non lo riconosce, i giornali devono chiudere. Il risultato, naturalmente, è che la stampa indipendente sparisce. Tutti i grandi giornali, prima o poi, o vengono chiusi o si trasformano in veline governative. Inizia qui l'attività clandestina di giornali come l'Unità e l'Avanti. Questi giornali poi si moltiplicano durante la lotta clandestina, la lotta partigiana. Oltre all'Unità e l'Avanti, ricordiamo tra i tanti altri, perché sono veramente tantissimi, l'Italia Libera, il Popolo, il Risorgimento Liberale, il Ribelle, e qui nelle Marche, Bandiera Rossa, i Combattenti, Italia Nuova e Fronte della Gioventù, e tanti altri. In un articolo apparso sull'Avanti nel 50° anniversario della fondazione del giornale, cioè nel 1946, e alla vigilia del trasferimento dell'Avanti in una nuova sede, Gianni Naldi ricordava commosso i compagni dell'Avanti clandestino ai tempi dell'occupazione nazista, tra cui mio padre, l'anconetano Andrea Lorenzetti, responsabile della diffusione, arrestato e deportato a Mauthausen, dove morì. E l'articolo concludeva: oggi il giornale si avvia verso decine di migliaia di lettori, verso una sua stabile e comoda sede, ma nessuna sua copia a 8 pagine, nessun suo servizio mondiale, nessun grattacielo potranno mai eguagliare l'emozione di quel piccolo foglio alla macchia, umido, odoroso di cantina, che fu carta d'identità per uomini liberi, che segnò agli italiani la via per la libertà anche se adombrata dalla morte. Compagno, che oggi apri l'Avanti a 4 pagine, felicemente seduto in casa, o lo sventagli al caffè o per la strada, ricorda che nel tempo atroce bastava una riga dell'Avanti per impiccare il lettore. Ricorda che l'Avanti fu in quel tempo l'unica bandiera del socialismo non mai ammainata. Tra non molto entreremo nella grande casa dell'Avanti, sarà spaziosa e degna. Daremo il passo per primi ai compagni dell'Avanti, caduti per la libertà. Salerà svelto ancora con la barba punta, conciliante, sorridente, irradiante Roberto Veratti, e poi riservato, gentile Ottaviano Piraccini. E Lorenzetti finalmente parla a voce alta, col bavero ripiegato e senza occhiali. Ci riuniremo intorno a te, Mazzali, e non te ne avrai mai a male se per sentirti più vicino vorremmo immaginarti ancora col grande cappello calato sugli occhi e dentro però paltò color nebbia. La prosa un po' enfatica di questo Gianni Naldi ci ricorda che i nostri padri morirono anche per la libertà di stampa e di informazione. L'articolo 21 della Costituzione deriva direttamente da questo martirio di tanti. Non ci provino questi qua a limitare questa libertà. Grazie.